Buongiorno ragazzi, mi sono appena svegliata e questo può sembrare un vlog, ma non lo è, perché oggi filmerò il video. I miei follower comandano la mia giornata, anzi, visto che questa giornata la comandate voi, vi sto chiedendo su Instagram appunto, perché tutti i poll saranno su Instagram, vi sto chiedendo appunto se questo video lo volete oppure no. E adesso vediamo in diretta che cosa deciderete. Allora, volete che filmi i miei follower comandano la mia giornata, sì o no? Send your story. Done. Fatto. Adesso aspetterò una decina di minuti per vedere la risposta e nel frattempo mi farò la doccia, così poi sono già pronta. Spero rispondiate di sì, perché sono molto felice di filmare questo video. Nel frattempo appunto mi faccio la doccia e mi preparo. Tanto ci sono le rondini qua fuori, non so se riuscite a sentirle. Mi preparo e io mi sono letteralmente appena svegliata, ho lavorato tutta la notte, mi sono svegliata tardi e uno bacio. Sorvoliamo. Però oggi vado da De Melza ad Alkmaar nei Paesi Bassi, quindi voi mi accompagnerete in questo viaggio e deciderete tutto quanto. Forse, perché non so che cosa risponderete. Ok, ho fatto la doccia, adesso andiamo a vedere i risultati in diretta del nostro poll. Ma prima eravamo, mi sa, il 70% se ricordo bene, quindi secondo me è un sì. Vediamo, ta-ta-ra, sì! E un sì, ha vinto, guardate un po', ha vinto il sì con il 76%, evviva! Notare tra l'altro che io ho cliccato no per sbaglio, cioè, furbissima. Comunque è decisamente un sì, la maggioranza vince, quindi oggi filmerò questo video in cui voi comandate la mia giornata. Quindi durante tutta la giornata vi farò scegliere diverse cose e scegliete tutto voi. Quindi siate buoni, vi prego. Qui c'è già Gatto Denver che vi vuole salutare, guardate. Lo sa che non devo entrare in camera, quindi si mette là, si piazza qua e miagola. E ok, adesso sono in cucina e mangerò qualcosa, visto che io mi sono appena svegliata, ma è praticamente ora di pranzo. E quindi devo un attimino vedere che cosa mangiare. Non ho assolutamente fame, quindi non mangerò. Magari mangerò qualcosa in aeroporto, ma non voglio mangiare pasta asciutta o comunque fare un pranzo, perché proprio non ce la faccio appena sveglia. Quindi direi che le opzioni sono: o faccio un frullato con fragole e mirtilli, oppure faccio un frullato con le pesche, perché qui ho sia fragole che abbiamo raccolto nella nostra casa in campagna che pesche. Queste le ho comprate purtroppo. Però appunto adesso farò decidere a voi che cosa mangerò. Ci siamo, da una parte ci sono i mirtilli e le fragole e dall'altra invece le pesche noci. Eccoci, frullato di pesche o fragole e mirtilli. Pubblichiamo my story. Difficile farlo guardando lo schermo della videocamera. Send. Ok, e tra un po' vedremo la risposta. Voglio proprio vedere che cosa deciderete per me. Aspetterò 5-10 minuti e dopodiché vedremo. Secondo me sceglierete le pesche, però è solo una mia sensazione. Vedremo. Ok, sono passati esattamente 7 minuti e vedo però che abbiamo già un risultato bello forte e non mi aspettavo, ma assolutamente non hanno vinto le pesche. Vedo che proprio il mio intuito zero, hanno vinto le fragole, guardate un po', hanno vinto con il 69% le fragole ed i mirtilli, quindi pesche scartate. Oggi avete deciso che il mio colapranzo saranno fragole, anzi sarà un frullato di fragole e mirtilli. Buono. Ok, ho preparato la frutta, adesso basta lavarla. Frutta pronta, lavata, lanciamo nel frullatore. Yogurt greco, come promesso, e tutto il rosetto. Aggiungo un po' di latte, questo non è Zibil, di solito devo prendere sempre quello senza lattosio, però non ce l'ho, quindi metterò giusto un po' di latte, voilà, e poi aggiungo anche un po' d'acqua direttamente dal rubinetto. Pronto il mio frullato!
Ha un profumo delizioso, ragazzi, è buonissimo. Anzi, lo spero. Dal profumo sembra proprio di sì. Voilà. Avete deciso, frullato di fragole e mirtilli. E frullato di fragole e mirtilli sia, eccolo qua. Cin cin. Anche Denver approva, è buonissimo. Ho preparato due outfit che vi faccio vedere. E sono qua. Gatto Denver non mi segue, questo è strano. Eccoli qua. Pantaloni con i pua neri. Camicetta, ma è molto molto leggera, bordeaux. E Chanel jumbo. Oppure pantaloni jeans strappati con camicetta, anche questa leggerissima a righe. Mi sembrava strano che tu non mi seguissi. Ah! Camicetta a righe azzurra, questa è di Stradivarius, me l'ho presa su Asos, naturalmente, come tutto. E poi la boy bag. Bravo, cadoneva, bravo. Quindi adesso vediamo un po' che cosa scegliete, creiamo il nostro poll. Ma Gatto Denver! Senza ritegno proprio. Come scarpe ho aggiunto le ballerine Chanel su questo outfit e le ballerine Miu Miu su questo outfit, quindi vediamo un po'. Ma no, Gatto Denver! Gatto Denver! No! Ti avvii via, Gatto Denver! Aspetta un attimo almeno! Scusa! Ok, ci siamo! Numero 1, numero 2, send! Share, done! Ok, anche qua aspettiamo 5-10 minuti e poi vediamo i risultati. È stranissima comunque questa cosa di dover aspettare le vostre decisioni per sapere cosa fare, ma è una figata. Mi piace troppo questa tipologia di video e voglio assolutamente che diventi una cosa. Ma poi ditemelo voi se vi piace o no, però io sono super entusiasta, mi diverto tantissimo e secondo me è molto fresca e nuova come cosa, quindi vorrei che diventasse una cosa da fare sempre in magari qualche giornata qui e là, far decidere tutto a voi. Che cosa ne pensate? Non farlo solo una volta, ma ripeterlo più volte, che secondo me è molto carina come cosa. E niente, adesso sto aspettando di sapere come devo vestirmi. Ok ragazzi, momento della verità, momento della verità, andiamo a vedere che cosa ha vinto. Quale outfit ha vinto? Ok, ha vinto il numero 1, ha vinto il numero 1 con il 61% contro il numero 2 il 39%. Tada! Eccoci, 61% l'outfit con le ballerine che detestate. Praticamente però ha vinto lui, sì, 61%. E quindi questo, mettiti a fuoco, questo sarà il mio outfit di oggi, scelto da voi. Ok, questo è l'outfit che avete scelto e quindi questo è l'outfit che sto indossando ed ho la camicia di Stradivarius che è molto lunga dietro ma anche molto fresca e poi la boy bag e i pantaloni strappati di Asos e le scarpe le metto all'ultimo prima di uscire. Sono qui nel mio studio, stavo per mettermi al trucco e poi ho pensato no, 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 devo farlo scegliere a voi se mi devo truccare oppure no. E io mi auguro vivamente che mi rispondiate di sì, perché cioè, notare, io mi devo truccare ragazzi. Però, anche questo, come giusto che sia, dovete sceglierlo voi. Trucco. Punto. Sì. Oh. Send e share. Fatto. Sempre 5-10 minuti famosi e poi vediamo se posso truccarmi oppure no. Io incrocio davvero le dita e mi auguro che voi mi diciate di sì. Però, come giusto che sia, appunto, deciderete voi. Quindi aspettiamo un po' e vediamo. Intanto sistemo magari un po' i capelli, metto lo shampoo secco perché li ho lavati ieri. E uso sempre questo della Lush che avevo comprato ad Amsterdam, per questo che c'è scritto, è scritto in inglese il nome e non mi ricordo il nome in italiano, ma è ottimo, è un ottimo shampoo secco e basta. E poi aspetto. E vai con il 77% ragazzi, ha vinto il sì, quindi mi trucco, il 77% devo dire che è anche altissimo, quindi praticamente all'unanimità. Mi trucco, sì, 77% contro il no con il 23%, quindi pronta e sono già qui prontissima. Nel frattempo ho lavato la mia beauty blender nella speranza di poterla usare, perché giustamente sta a voi la decisione.
E adesso ok, farò un trucco, comunque farò una base decente e dopodiché un trucco non pesantissimo, perché comunque sono in viaggio, quindi non devo avere chissà che trucco strafichissimo, però almeno ecco un marroncino chiaro sull'occhio e un ovviamente nude sulle labbra. A tra poco. Sto facendo la base, ho finito con il fondotinta del correttore e mi è venuto in mente che forse dovrei farvi scegliere anche il tipo di trucco, cioè non come ho fatto nell'altro video in cui vi ho fatto scegliere prodotto per prodotto, però vorrei farvi scegliere se fare un trucco leggero, quindi solo base e magari, non sono fuoco, ok, solo base magari e mascara, oppure fare un trucco completo vero e proprio. Quindi questo è quello che faremo adesso, un nuovo poll, e vediamo che cosa scegliete. Come mi trucco, solo base e mascara o trucco completo? Send... share e done. Ok, vediamo un po'. Nel frattempo che aspettavo, ho finito la base, ho fatto solo appunto fondotinta, correttore, cipria e contouring con un po' di blush, e adesso voglio andare a vedere com'è la situation, se devo continuare con il trucco o se devo fare soltanto una base e quindi se devo mettere praticamente solo ancora il mascara. Quindi vediamo. Ok, qui siamo quasi in parità, ragazzi, però con il 52% vince il trucco completo contro appunto il 48% di solo base e mascara. Quindi vi ringrazio, vuol dire che pensate che sto bene anche solo con la base, con un po' di mascara. Siete molto carine. Sì, con il 52% vince il trucco completo. Yes. Sono in aeroporto, vi farò scegliere se prendere una pizza, un trancio di pizza, oppure un piatto di pasta. Eccole qua. Choose your pasta. Ci siamo, ecco qua il poll. Ci sono le pizze, ma vi ho messo che cosa prendo, la pizza o la pasta. Vediamo un po'. Share. Ta-da! Fatto. E adesso aspetto 5-10 minuti, non di più perché ho fame, per vedere che cosa scegliete per me. Non so che cosa sperare in questo momento, perché mi va sia un trancio di pizza che un piatto di pasta, quindi forse propendo di più verso la pizza, non lo so. Comunque vedremo. Sono passati 10 minuti, quindi adesso vado a controllare in diretta con voi che cosa ha vinto. Aiuto. Con l'85% ha vinto la pizza, quindi vado a prendermi un bel trancio di pizza e una Coca Zero. Buon appetito a me, avete scelto la pizza e pizza sia, ho preso un trancio di diavola e poi naturalmente una Coca Zero. Miam. Visto che il mio volo non parte prima delle 19, ancora un po' di tempo, sto facendo un po' di shopping e sono qua da Valentino e sto decidendo se prendere la ciabattina nera Rockstud con le borchiette oppure quella nude, quindi adesso deciderete voi. Eccole qua, una è la nera e l'altra è la nude, sono entrambe bellissime. Vediamo un po' che cosa ne pensa il mio popolo di Instagram. Quale compro, nera o nude? Send, share e... done. Vediamo un po' che cosa decidete. Ok ragazzi, sono passati non lo so quanti minuti, comunque vedo che all'unanimità quasi praticamente sta vincendo la nude con il 63% contro il 37% quella nera, e devo dirvi che sono contenta perché anche a me piace molto di più quella nude, quindi avete scelto e quindi sto acquistando la nude. Eccole ragazzi, ta-tra, ta-tra, acquistate. Ehi ragazzi, la mattina dopo, ieri poi dopo l'acquisto da Valentino mi sono imbarcata e sono arrivata ad Amsterdam e poi con la macchina ad Alkmaar, quindi era già parecchio tardi, quindi non ho potuto salutarvi, ma volevo farlo adesso, mi sono appena svegliata la mattina dopo, e però volevo raccontarvi così delle mie impressioni perché mi è piaciuto davvero troppo filmare questo video, forse è una delle mie tipologie di video preferite, non lo so, includervi nella mia giornata, forse perché comunque viaggiando da sola è stato talmente bello avervi lì
a consigliarmi sugli acquisti, su cosa mangiare, ma non lo so, è stato, non mi aspettavo che mi piacesse così tanto questa tipologia di video. Spero, oddio, spero che piacerà anche a voi, perché magari vi dite: no Nicola, a noi non è piaciuto per niente. Scusatemi, lo so che ancora questo brufolo terribile, ragazzi, ma è l'unico ancora rimasto. E quindi sì, spero che appunto piace anche a voi, perché magari piace, è piaciuto filmarlo a me, ma magari a voi non piace, non lo so, spero di sì, fatemi sapere. Magari mi piacerebbe farne altri di questa tipologia di video, magari in altri settings, cioè in altre situazioni, però sempre facendovi scegliere la mia giornata. Non lo so, è una tipologia di video nuova e molto molto carina, secondo me, per includervi. Mi è piaciuto rendervi partecipi della mia giornata, quindi mi avete fatto anche compagnia mentre viaggiavo. È stato come avere, non lo so, un'amica che mi consigliava su cosa fare, cosa non fare, cosa prendere, cosa non prendere. Quindi spero appunto che sia piaciuta anche a voi, fatemi sapere tutto nei commenti. Scusatemi se poi ieri appunto sono crollata e ho preferito filmare la fine di questo video questa mattina, così insomma almeno c'è anche un po' di luce, perché ovviamente poi ieri era buio. Quindi niente, questo è quanto, mia family. Io vi mando un bacio enorme e vi abbraccio fortissimissimo, e a domani, spero, con un nuovo video, perché adesso che sono qui non so quando caricherò questo video, credo ce ne sarà un altro domani, quindi ciao, baci, ciao, mia family, vi voglio bene.